Signore e signori, benvenuti per il nono turno del campionato d'eccellenza 2012-2013, ultimo appuntamento per quanto riguarda l'anno solare in corso fra Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta, che fa visita al Tommaso Fattori Rugby L'Aquila. Una sfida molto importante per i colori rosso-blu, che devono restare agganciati il più possibile a quello che è il treno playoff, sfruttando anche una giornata che potrebbe essere favorevole per la squadra di Pollarù, visto il doppio scontro diretto fra Petrarca e i Cavalieri e Viadana e Calvisano nel posticipo di domani. La nona giornata che capitano e vice capitano giocano insieme, per cui punti di riferimento importanti per quanto riguarda questa squadra. Bene Jeff in touche, Miki Generato subito stretto, guadagniamo veloce questa pulizia, ceglie, scaraventa a terra, falsa perla, bravo Alessio, cerchiamo di velocizzare con Miki Generato per Michael Wilson, prova in mezzo a Coccaggi e a Zaffiri di trovare l'intervallo giusto. Vediamo Stefan. Parte il sudafricano di Ceres, il calcio è alto, sembra ben direzionato e così è. Primi tre punti per la Vea FMCZ Rugby Rovigo Delta, che è al settimo del primo tempo, si porta avanti nello score. Zanirato che si riprende il posto numero 9 dopo la buona prestazione con il Bizkaia Guernica. Intanto Mancini, uno dei team storici del rugby italiano. Parte Stefan Basson, potrebbe essere buono il calcio e infatti lo è. Parte Luca falsa perla e questa volta infila l'H, per cui meno 3 per quanto riguarda l'Aquila. Sulla seconda linea Wilson, presa sicura grazie ai propri 2,08 m. Parte la mola aquilana, cerchiamo di arginarla in qualche maniera. Però non è in mano a Wilson e parte dalla chiusa, attenzione, attenzione Wilson che sfonda Pedrazzi e c'è la meta dell'Aquila, proprio quello che non ti aspetti. 10 lo score aquilano, il calcio esce fortunatamente per Rovigo, per cui 8-6, meta di Wilson al 28° del primo tempo. Si arriva anche la pulizia dell'ovale, Michael Zanirato, Michele Zanirato per Michael Wilson e andiamo su Lubian al largo, che riesce anche ad andare via al primo placcaggio. Forza Lorenzo, molto bene, ripartiamo velocemente, adesso cerchiamo di muovere il pallone e sfruttare magari un cattivo posizionamento difensivo dell'Aquila, ma poi siamo lenti. È stata ottima l'azione di Lubian, ancora Joe che prova a sfondare, riesce a buttare giù il primo, ovvero Di Massimo, difensore. Siamo a pochissimi metri dalla linea, c'è anche un vantaggio del Rovigo, un chiaro fuorigioco della linea arretrata aquilana. Parte Stefan Bassone al piede, la distanza non è eccessiva, la posizione è buona e lui non si smentisce. Ottima prestazione di Stefano al piede in questa prima parte del match. Se riesce a portare l'Aquila avanti rispetto a Rovigo, così è. Non riusciamo a capirlo dall'immagine, ma andremo poi a valutare. Ah, di Daniele Tumiati. Abbiamo visto la testa di Daniele Tumiati uscire, per cui cambio in seconda linea con Jeff Montariol, che sicuramente va in seconda. Con Jack Jones molto probabilmente. Adesso andiamo a vedere come sarà composto lo scacchiere Rodigino. Lo scacchiere Rodigino. Miki Zanirato per Wilson. Jack Jones. Ancora Rovigo con Zanirato. Prova autonomamente. Poi arriva il sostegno di Younes Onower. Sempre molto attento. Attenzione. Pallone dietro, drop Stefan Basson. Stefan Basson al drop dopo un'azione elaborata. Mette altri tre punti importantissimi. Younes Onower. Altra introduzione. Bene ancora la mischia di Rovigo. Molto bene la mischia di Rovigo. Mette pressione e c'è la punizione a favore della mischia del Rovigo per la pressione fatta sul pack nero-verde. E sempre grazie alla mischia sono arrivati anche i primi due penalty del Rovigo nel primo tempo, per cui la mischia dà 9 punti a Rovigo. Vediamo questa mischia come andrà a finire. Buono l'ingaggio del Rovigo, spinge bene la mischia rosso-blu.
Stappa la prima linea ancora. Vediamo l'arbitro cosa decide. Il pallone è nei piedi di Stefan Ciocchino. Lascia giocare. Arriva Gio. Cerca di sfondare la linea nero-verde. Intanto è importante che Stefan vada a concretizzare questi punti. Ci porti a più 7 sull'Aquila. Forza Stefan. Parte Basson. E ci sono altri 3 punti. 18-11. Cocchiaro e Bibiquaglio hanno punti di vista diversi. La presa di Jeff Montariol, sontuoso in touche oggi, è andata molto bene. Luke Money si impossessa subito dell'ovale dietro il carrettino rosso-blu e iniziamo a macinare metri. Bene, calpestiamo. Loro non mettono pressione ma non riescono a fermare la nostra avanzata. Il pallone va fuori Mattia Merlo e finisce il match con la vittoria della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta al Tommaso Fattori di L'Aquila. La vittoria è 18-11, man of the match Stefan Basson. A tutti i sportivi, un felice Natale, buon anno.